Qua vediamo in dettaglio come funziona l'alternatore. Riprendiamo la prima applet che abbiamo visto con una spira che ruota in senso orario in un campo induzione magnetica che va verso sinistra. Il campo magnetico induzione magnetica è rappresentato da queste linee rosse, la spira invece ruota in senso orario e qui sono disegnate quattro posizioni distanziate di un quarto di periodo ciascuna. Scegliamo convenzionalmente una faccia della spira come quella positiva. E scegliamo la faccia che guarda dalla stessa parte del campo B nella prima immagine. S, e questo vettore, è il vettore superficie, che indica il verso positivo di questa spira. Dopo un quarto di periodo, il vettore superficie è rivolto in alto, formando un angolo di 90 gradi con il campo B, poi va a destra e infine va sotto, per poi tornare allineata con il campo B dopo che è passato un periodo intero. Nella prima immagine il flusso magnetico attraverso la spira è massimo. Infatti B attraversa la spira nel verso della faccia positiva della spira e il maggior numero possibile di linee del campo B attraversano l'area di questa spira. Poi, durante questa rotazione, la spira progressivamente si inclina e sempre meno linee attraverseranno la sua superficie, finché dopo un quarto di periodo, rotazione di 90 gradi, nessuna linea attraverserà più la superficie della spira. Perciò adesso il flusso magnetico attraverso la spira è diventato zero. Quindi dalla prima alla seconda immagine è diminuito questo flusso magnetico. Poi la spira continua a ruotare in senso orario e comincia ad essere attraversata dal campo B in verso opposto a quello che è il verso positivo convenzionale della spira. Infatti la spira comincia a dare la sua faccia positiva verso destra, finché si arriva dopo mezzo periodo ad un perfetto anti-allineamento tra il vettore superficie della spira che guarda verso destra e il campo B che invece è sempre rivolto a sinistra. Questo è il caso del massimo flusso magnetico, però di segno negativo, perché il campo B attraversa la spira, diciamo, controverso. Tra la seconda e la terza immagine, il flusso di B ha continuato a diminuire, perché da zero si è portato a valori negativi fino a raggiungere il massimo valore negativo possibile. La situazione è rappresentata in questo disegno, in cui il grafico, l'andamento della linea rossa, rappresenta il flusso magnetico di B attraverso la spira. Abbiamo detto che si partiva con un flusso massimo, poi dopo un quarto di periodo questo flusso diventava zero e dopo mezzo periodo il flusso diventava massimo negativo. Nel restante mezzo periodo, il flusso ricomincerà a crescere fino a portarsi a zero e poi di nuovo al valore massimo iniziale. Infatti la spira, a partire da questo momento, comincia progressivamente a riportare il suo vettore superficie, prima in direzione perpendicolare al campo B e poi in direzione parallela al campo B. Il flusso è uguale a zero in questa situazione qui, quindi è aumentato tra questa immagine e la successiva, perché qui era massimo negativo il flusso e qui è zero. È zero perché le linee di B non attraversano la spira. E poi torna al valore massimo positivo. In questo secondo blocco di figure ho disegnato come reagisce questa spira alle variazioni del flusso magnetico che la attraversa. La spira genera una corrente indotta, che a sua volta serve a generare un campo B indotto disegnato qui in verde, e questo campo B indotto ha lo scopo di contrastare le variazioni del flusso magnetico che sente la spira. La spira è collegata a un amperometro che mostra l'andamento della corrente elettrica indotta. Cominciamo dal passaggio dalla prima alla seconda figura. Abbiamo detto che il flusso magnetico diminuisce passando da questa situazione a quest'altra. Infatti passa dal massimo valore positivo, il flusso di B, a zero. Allora la spira reagisce a questa diminuzione di flusso, cercando di generare lei quelle linee del campo B che non la attraversano più e quindi fa scorrere la corrente indotta nel verso positivo, in modo da generare questo campo B indotto verso l'alto, che va nello stesso verso convenzionale positivo della spira. Dunque la spira, nel passaggio dall'istante 0 a un quarto di periodo, avverte una diminuzione del flusso esterno e cerca di compensare questa diminuzione generando il suo campo B indotto nel verso positivo della spira, cioè verso il vettore superficie, quindi verso l'alto, per cercare di ripristinare questo flusso che sta diminuendo.
la corrente circola in senso antiorario che va da D a C nella spira, che è il verso convenzionale positivo. L'amperometro riceve questa corrente all'ingresso, nel punto C, e segna questo valore positivo di corrente. Nel passaggio da T quarti a T mezzi, il flusso magnetico ancora diminuisce e si porta da zero al valore minimo, cioè il valore massimo negativo, il valore più basso possibile. Dunque la spira reagisce come prima, cioè cercando di contrastare la diminuzione del flusso magnetico, e quindi fa girare ancora una corrente nel verso positivo in modo da generare un campo B indotto nel verso positivo della spira, cioè verso destra, cioè lungo il vettore superficie. La corrente gira ancora nel verso positivo da D verso C e l'amperometro misura una corrente positiva. Nel passaggio da T mezzi a 3 quarti T, invece, il flusso magnetico aumenta perché passa dal minimo valore, il valore più basso possibile, fino a zero. È questo aumento qua. Allora, stavolta la spira si trova a dover contrastare non più una diminuzione di flusso magnetico, ma un aumento di flusso magnetico. Quindi fa ruotare la corrente nel verso opposto a prima, cioè nel verso negativo. Infatti la corrente ruota non più da D verso C, ma da C verso D, generando così un campo induzione magnetica indotto verso l'alto, cioè nel verso opposto al vettore superficie della spira. Questo campo magnetico indotto ha lo scopo di contrastare l'aumento di flusso magnetico esterno. L'amperometro registra questa corrente nel verso opposto a prima e la registra come corrente negativa. Infatti la corrente elettrica, mentre prima giungeva in C, adesso invece giunge in D. Infine c'è l'ultimo passaggio, l'ultimo quarto di periodo, da un flusso magnetico pari a zero a un flusso magnetico massimo positivo. Siamo in quest'ultimo tratto qua. Quindi è di nuovo ancora un aumento di flusso magnetico, a cui la spira reagisce facendo scorrere la corrente nel verso opposto a quello convenzionale, in modo da generare un campo B indotto nel verso opposto a quello del vettore superficie, cioè verso destra anziché verso sinistra. Questo campo B indotto ha lo scopo di contrastare l'aumento di flusso da questa situazione a questa. L'amperometro registra questa corrente negativa. Il grafico in fondo mostra con la linea verde le reazioni della spira alle variazioni del flusso magnetico esterno. Durante il primo mezzo periodo il flusso magnetico esterno diminuisce, allora la spira reagisce con un suo flusso indotto, il flusso magnetico di BI, che è positivo. Ed è un valore positivo questo flusso indotto, proprio perché deve cercare di contrastare una diminuzione del flusso esterno. Viceversa, quando il flusso esterno aumenta nella seconda metà del grafico, allora il flusso magnetico indotto sarà negativo perché deve cercare di smorzare e contrastare questo aumento di flusso magnetico esterno. Inoltre l'azione di contrasto della spira è massima quando è massima la rapidità di variazione del flusso magnetico esterno, cioè in questo momento a un quarto di periodo, quando il flusso magnetico esterno diminuisce con la maggiore velocità possibile, e poi a tre quarti di periodo, quando invece il flusso magnetico esterno aumenta con la massima velocità possibile, scatenando la più intensa reazione della spira, che in quel momento genera il suo flusso massimo indotto, massimo in negativo, quindi il valore minimo. Nei momenti invece in cui il flusso magnetico esterno non varia, ma si mantiene stazionario per un attimo, e quindi qui a zero, a T mezzi, e alla fine del periodo, lì per un attimo la spira non reagisce e quindi non genera nessun campo indotto in questo momento e in questo momento. Infatti il valore è zero del flusso indotto. Vediamo anche che l'andamento del flusso indotto dalla spira, cioè la reazione della spira, questa linea verde, è esattamente l'opposto di questa linea blu, che è la funzione derivata della linea rossa, cioè della funzione flusso magnetico di B. La linea blu è la derivata, quindi è φ punto, e rappresenta la rapidità con cui varia, quindi la rapidità di variazione nel tempo, con cui varia il flusso magnetico esterno. Vediamo infatti che nei punti stazionari, qui, qui e qua, non varia il flusso magnetico esterno, non varia, e infatti la derivata segna valori zero.
Invece la massima rapidità di diminuzione del flusso magnetico esterno coincide con il valore minimo, massimo negativo, della derivata, e la massima rapidità di aumento del flusso magnetico esterno coincide con il massimo valore positivo della derivata. In conclusione, quindi, la reazione della spira è quella di fare un suo flusso indotto dall'andamento esattamente opposto alla rapidità con cui varia il flusso magnetico esterno, cioè esattamente opposto alla derivata del flusso magnetico esterno.